Signore e signori, di nuovo Debbie sul palco, che nel frattempo, veloce come Flash Gordon, ha cambiato di abito. Ed ecco qua. Adesso modello numero 18, Giuditta. Allora, adesso perché si è vestita così Debbie? Perché adesso sta per ballare una hornpipe. La hornpipe è una danza che è stata, sviluppata sulle navi. Perché? Perché nel 700 l'ammiraglio Cook della Marina Britannica ha pensato bene che per mantenere in forma i suoi marinai, soprattutto per evitargli la noia, danzare sarebbe stato ideale. E quindi questa danza ripropone anche un po' i movimenti che fanno i marinai sopra la nave. Cappello da marinaio in inglese. Negli anni 70 i Royal Scots Dragoon Guards hanno inciso questo brano che stiamo per eseguire ed hanno venduto 7 milioni di copie, entrando al primo posto della charts nel 1972, con questo brano che è Amazing Grace. Ah, roba nuova, The sound of our sin, the rain.
Adesso erano sempre, questo in questo caso erano gli anni 90 quando Dougie McLean, un compositore, ha scritto questo brano che è The Gael, e due anni dopo nel film The Last of the Mohicans, ovvero L'ultimo dei Moicani, questo stesso brano è stato scelto per la colonna sonora, appunto The Last of the Mohicans o The Gael. Thank you.
E adesso la sorpresa con il kilt di Davo. Dov'è il seta Davo? Che non lo vedo. Con il kilt di Davo, che è una persona sola, noi ce ne abbiamo fatti uscire 5. Mo' adesso o sono molto magre loro o è molto largo Davo. Tutte e due, maestà. Adesso tutte e due le cose mi suggeriscono. Ed ora Debbie, ma questa volta si è portata i rinforzi. www.gensdis, quello che vi dicevo, .it, la sezione romana dei Gendis. E che cosa potremmo suonare se con loro sul palco se non delle gighe? We'll be right back.
questo il filtro a chi sta meglio, a noi o a loro? Come a loro. Vabbè. Allora, dall'anno prossimo tutti quanti col kilt così, eh? Guarda, stessa cosa, immaginatevi Marzio con quel kilt. Ed ora proseguiamo, e in questo caso chiamiamo i nostri allievi, perché la City of Frontpipe Band insegna anche a suonare gli strumenti che compongono la banda, quindi nel caso le cornamuse e i tamburi. In questo caso questo è il saggio finale del corso del 2014 degli allievi di cornamusa. Forza, non siate timidi, mettetevi al centro, accorrete signori e signori, ecco qua, un corso nutrito. E tutti quanti si esibiranno, chi con la cornamusa e chi magari, perché è iniziato dopo, con il practice chanter, che è lo strumento con il quale si studia la diteggiatura della cornamusa, ci esibiremo in un brano che è Highland Cathedral. Adesso, ecco, signori, vengo io insieme a voi, mezzo a voi Lello Splendor, ok? E il brano che stiamo per eseguire insieme ai nostri allievi è Highland Cathedral. Gomoni grossi con la barba così, però per fortuna ci sono anche delle gentili donzelle che hanno intrapreso lo strumento. La prima è mia moglie che sta qui in mezzo, non la vedete perché si nasconde, però c'è anche, so, quindi avvicinatevi a questo strumento. Loro è neanche un anno che suonano e adesso questa sera stanno sul palco del Fairylands Festival. Grazie mille, dopo però risalite, eh. E adesso l'ultimo brano con il quale vi salutiamo. Negli anni 70, se io vi dico Bon Scott, quelli che hanno più o meno una certa età dovrebbero capire subito, no? Allora, vediamo un po'. Cosa vi posso dire? Angus Young, i fratelli Young, no? ACDC?
ACDC qualcosa vi dice? E allora è bene sapere che negli anni 70 Bon Scott e i fratelli Young, che erano nati in Scozia, trasferiti poi in Australia, e uno era il frontman e altri componenti del gruppo ACDC hanno scritto questo meraviglioso brano che è It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll.